Al capitello andranno in pellegrinaggio molti personaggi. Luigi Gasparotto nelle sue rapsodie racconta. Con grande meraviglia di tutti sopraggiunsero due borghesi. Erano americani. Un giornalista del Chicago Daily News e Carroll, console a Venezia. Erano contenti perché le cose andavano bene e perché avevano trovato un bersagliere che parlava inglese per essere stato in America a fare il clown. Il giornalista si compiacque della morte a fossa alta dell'americano Edward McKee. Ci voleva, disse. Poiché il fuoco andava placandosi, Carroll lesse ai soldati la lettera di un americano morto al fronte francese, nella quale pregava la madre di non piangere, perché si era battuto per l'avvenire delle democrazie del mondo e per fermare la marcia della barbarie. La propaganda tradisce le menti. Alla naturale necessità di autodeterminazione propone di condividere la lotta e le aspirazioni. Gli spiriti sono corroborati dall'unità trovata contro il nemico su cui si focalizzano. La concentrazione viene mantenuta alta per evitare che gli uomini si rendano conto che per loro non cambierà nulla, a parte forse l'oppressore. Gli italiani erano sudditi. Se il re avesse voluto liberarli, avrebbe potuto farlo, invece di farli combattere per la guerra che lui aveva voluto, lasciandogli sottintendere velate concessioni di libertà quando avessero vinto. Specularmente lo stesso avveniva per gli uomini dell'impero, il bastone e la carota. Nella foto, l'incrocio dell'osteria di Fossalta, dove sulla strada che prosegue verso Venezia si intestava lo stradone alberato che passando per Fornaci andava a Roncade e poi a Treviso. Il Trivio fu trasformato in caposaldo, ricognizione austro-ungarica del marzo 1918.